Forza, vai. Saluto ai caduti e come ogni anno abbiamo i rappresentanti delle scuole, quindi cominciamo dai più piccoli, dai gli alunni delle scuole medie, poi passiamo all'istituto nautico, ovviamente alle associazioni combattentiste, poi chiuderà il vice sindaco e poi deporremo la corona e a loro al momento. Quest'anno sono ancora più consapevole e partecipe a questa festa delle Forze Armate perché attraverso la storia ho compreso il suo vero significato e sento di dover ringraziare a nome di tutti i miei coetanei coloro che hanno lottato nel raggiungimento di uno Stato unitario libero e democratico. Un pensiero speciale a tutti i contingenti impegnati in missioni di pace in Kosovo, in Afghanistan e in Libano. A loro la nostra gratitudine. Domani 4 novembre ricorre la giornata di commemorazione dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e noi, studenti dell'Istituto Nautico di Piano di Sorrento, vogliamo contribuire a rinnovare il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita in una guerra che per la prima volta fu di portata mondiale e totale, un'esperienza devastante per i vinti ma anche per i vincitori. I giovani della nostra età non riescono a comprendere la drammaticità che una guerra porta con sé e conosciamo eventi, luoghi e personaggi dai libri e dalle spiegazioni dei nostri insegnanti senza realmente cogliere nella loro realtà i momenti che hanno caratterizzato la nostra storia. I visi dei soldati, delle loro famiglie, la partenza per il fronte, l'orrore degli spari, gli scontri, il sangue che scorre copioso sulla terra, l'ultimo addio sussurrato tra le labbra di soldati morenti. Ma manifestazioni come questa, che vede protagonisti uomini che con fierezza ed emozione ancora viva
ci raccontano della loro esperienza e che ci rimanda col pensiero a conflitti ancora in corso in cui sono impegnati i giovani nostri coetanei, ci aiutano a riflettere sull'importanza che la storia assume e sul ruolo determinante che essa svolge, sulla formazione delle generazioni, affinché sempre più forte si faccia la ricerca della pace, della fratellanza, della solidarietà e del dialogo. In nome di una libertà che da sempre ha spinto le azioni dei popoli, così come accadde nel 1918, quando i nostri soldati combatterono con onore e coraggio, portando l'Italia alla vittoria. Oggi, nel ricordare il valore dei nostri militari, in particolare di coloro che si prodigano, rischiando la vita ogni giorno per la pace, la libertà e la difesa dei più deboli, abbiamo il dovere di riflettere sull'importanza della missione svolta dalle nostre forze armate, sia in Italia che all'estero, per imparare ad amare sempre di più la nostra nazione, riconoscendoci nello spirito di solidarietà e fratellanza su cui si regge il nostro sistema democratico. Il difficile momento storico che stiamo vivendo richiede a tutti, soprattutto a noi giovani, di ritrovare sempre più spesso occasioni per alimentare la fiducia nelle istituzioni, il sentimento di unità nazionale e il senso di appartenenza alla nostra democrazia. La giornata del 4 novembre rappresenta in tal senso un'occasione unica che, nel ricordare le glorie e le sofferenze del passato, può aiutarci a riflettere con spirito critico e propositivo sul nostro presente, per costruire su basi più solide il nostro futuro. Oggi siamo qui riuniti per ricordare l'importanza delle Forze Armate. Ed io sono qui in funzione di rappresentanza dell'Istituto Tecnico Nautico di Nobizio. Marina militare, aeronautica militare, esercito italiano, arma dei carabinieri e guardia di finanza. Oggi siete con noi in questa festività dedicata al completamento dell'Unità d'Italia, alla vittoria della Prima Guerra Mondiale. È doveroso rendere grazie a tutti voi che avete fatto in modo che questo giorno potessimo festeggiarlo, che potessimo chiamarci Italia, che è la vera protagonista di quest'oggi. La nostra Italia dobbiamo amarla, dobbiamo ricordare il sangue con cui è stata cucita regione per regione. Ma i nostri eserciti non sono mai stati spietati. Il cuore italiano è un cuore gentile. E ce lo ricorda il patriota Enrico Toti, che nelle lettere a casa del 1916 racconta: quante volte di notte i nostri proiettori sono serviti unicamente ai nemici, usciti per soccorrere i feriti e per seppellire i morti. Potevamo annientarli, eppure un senso di pietà ci spingeva ad aiutarli. Come lui possiamo ricordarne tanti. Portavano le vostre divise, avevano il vostro stesso sguardo, fiero e deciso. Avevano tanta paura, ma il coraggio era di più. Il capitano Acerbo Tito, il sottotenente Alberti Gaetano, il tenente colonnello Albertini, il tenente Barbieri Franco, il marinaio Luigi Longobardi. Questi alcuni dei nomi che si leggono fra le medaglie d'oro. Tra questi Ci ricordiamo ai cancelli delle scuole, nelle strade, nelle piazze a cui sono stati dedicati. Tutti questi nomi, ben noti, tra questi c'è una tomba silenziosa e misteriosa a cui oggi è doveroso rendere grazie. La tomba del milite signoto, che risiede a Roma nel Vittoriano. Ne giacciono le spoglie di un soldato appunto ignoto, un corpo non identificato. Un soldato della Prima Guerra Mondiale, simbolo per tutti coloro che come lui non sono stati identificati dopo aver perso la vita per la patria. La tomba è decorata della medaglia d'oro al valor militare e vi è incisa questa frase: degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nella più cruenta battaglia e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria è la grandezza della patria. Oggi il Nino Bizio vuole ricordare tutti coloro che possono attribuirsi queste parole così commoventi, a partire da chi è ben noto per averci dato l'Unità d'Italia, a chi invece un nome non ce l'ha e riposa sconosciuto ma non dimenticato.
Oggi Lino Bixio, che forma studenti che potranno scegliere le vostre orme, vuole in particolare volgere lo sguardo ai caduti sul mare della Prima Guerra Mondiale, in quanto istituto nautico. Nessuno meglio di noi sa che il mare è la più bella delle meraviglie, ma riesce ad essere tanto maestoso quanto crudele. È la nostra passione a portarci da lui, come i marinai di Ulisse che, incantati dalle sirene, che pur di andare da loro, si lanciarono in mare. Ecco, noi siamo i marinai e il mare è la nostra sirena. Ma per coloro di quei giorni tra il 1915 e il 1918 c'è un altro amore accanto a quello marino, l'amore per la patria, nobile, puro, un amore per cui hanno perso la vita. E Nino Bixio vuole dedicare loro queste parole. Fa che quella sia stata la vostra ultima tempesta, che l'amore che vi è costato la vita possa corrispondervi nella morte. Ed essi contribuiscono a un esempio per noi, giovani di oggi, adulti di domani, che abbiamo bisogno di esempi di sacrificio e dedizione. Grazie. Allora il segretario dell'associazione Medaglie, Unione Nazionale delle Medaglie d'Oro. Innanzitutto, prima di iniziare una piccola recupero di memoria storica, vorrei che tutti quanti facessero mente locale, che abbiamo ancora due fucilieri in attesa di giudizio in India, quindi il fuciliere della Marina Militare del Battaglione San Marco. La porzione dell'umana società su cui sono fondate le speranze del presente e dell'avvenire, la porzione degna dei più attenti riguardi è senza dubbio la gioventù. Se la gioventù sarà rettamente educata, vi sarà ordine e moralità, al contrario vizio e disordine. Io ho consacrato tutta la mia vita al bene della gioventù, persuaso che dalla sana educazione di essa dipende la felicità della nazione. San Giovanni Croce. Nella Prima Guerra Mondiale i ragazzi del 1899 furono precettati quando ancora non avevano 18 anni. Dai primi mesi del 17 furono chiamati alle armi oltre 200.000 ragazzi, ma furono inviati a fronte solo nel novembre del 17, dopo la disfatta di Caporetto. Il loro apporto, unito all'esperienza dei veterani, si dimostrò fondamentale per la vittoria finale. Essi rinsaldarono le file dell'esercito sul Piave, sul Grappa, sul Montendo, permettendo all'Italia la riscossa del 18, terminata con il collasso dell'esercito austro-ungarico e la firma dell'armistizio a Villa Giusti presso Padova. Già dal primo dopoguerra il termine ragazzi del 99 si diffuse e entrò nell'uso comune con benevolenza ed ammirazione per tutti i militari nati nel 1899. Di essi il generale Armando Diaz, capo dell'esercito, disse: li ho visti i ragazzi del 99, andavano in prima linea cantando, li ho visti tornare in esigue schiera, cantavano ancora. Africa settentrionale, 18-11-41, i ragazzi di Mussolini, come li chiamavano gli inglesi Mussolini's Boys, erano circa 2000 e costituivano il gruppo Battaglione Gil, Gioventù Italiana del Littorio, che a Bir el Gobi, nei giorni drammatici della battaglia del deserto del novembre del 41, scrissero una pagina eroica, finora ignorata. Erano giovani fra i 16 e i 18 anni che avevano chiesto di essere arruolati. Selezionati fra i 25.000 volontari e inquadrati nell'esercito, sbarcarono a Tripoli nel luglio del 41 e furono destinati a due capisaldi nella zona di Bir el Gobi, di cui uno presidiato dal Bersaglieri. All'alba del 2 dicembre fu un inferno di fuoco, si combatteva di buca in buca. Dal 2 al 5 dicembre per 7 volte il nemico attaccò, per 7 volte fu respinto. La resistenza al nemico diede la possibilità di aggirare il dispositivo italo-tedesco, di non aggirare il dispositivo italo-tedesco. Onore a loro, anch'essi erano italiani, mostrarono il coraggio dell'incoscienza,
avendo confuso la patria con lo Stato-Nazione creato dal fascismo. Gli anni successivi, 42-43, la situazione della guerra si deteriorò a danno degli italiani, con il collasso del governo che l'8 settembre del 43 firmò a Cassibile l'armistizio con le forze anglo-americane. Napoli sottoposta da tempo a durissimi bombardamenti da parte degli alleati, che causarono ingenti perdite di vite umane, soprattutto fra la popolazione civile. Oltre 25.000 furono le vittime di questi attacchi indiscriminati alla città, cui si aggiunse da parte tedesca il 12 settembre lo stato di assedio con il coprifuoco. L'insurrezione popolare fu inevitabile in seguito al decreto per il servizio di lavoro obbligatorio, in pratica una deportazione forzata in Germania. Il 27 settembre scoppiò quindi la rivolta popolare. Essa durò 4 giorni con la partecipazione di più di 1.500 combattenti ufficialmente riconosciuti, ma anche e soprattutto per la resistenza civile e non violenta di tanti napoletani, fra cui preti, giovani operai, scugnizzi, professori, medici, vigili del fuoco e gente comune. Scugnizzi, i ragazzi cari a Don Bosco, e usciti dal riformatorio, si coprirono di gloria combattendo per la patria. Così finisce la motivazione della medaglia d'oro alla città. Impegnava con impari di lotta, con il secolare nemico, offriva la patria nelle 4 giornate di fine settembre del 43, numerosi eletti figli, col suo glorioso esempio, additava a tutti gli italiani la via verso la libertà, la giustizia, la salvezza della patria. Le medaglie d'oro alla memoria. Gennaro Capuzzo, detto Gennarino, 12 anni. Filippo Illuminato, 13 anni. Pasquale Formisano, 17 anni. Mario Menettini, 18 anni. Ed ancora 9 medaglie d'argento e 3 di bronzo. Altro che codardia degli italiani che ci aveva attribuito la propaganda di guerra. L'Italia, un grande paese, una nazione, ma non una nazione con la L maiuscola. La differenza la fa l'orgoglio di appartenenza, l'orgoglio di essere italiani, che è presa di coscienza di se stessi, della propria storia, dei propri valori, della propria identità. Vorrei pertanto, seppur in breve spunto, stigmatizzare che la Marina Mercantile è stata da sempre ovunque nella storia del nostro paese, a partire dalle navi della Marina Siciliana di Garibaldi, acquistate e impiegate come strumento logistico-tattico per la condotta della guerra che portò alla costruzione della nostra Italia. Dall'Unità d'Italia alla guerra italo-turca, nella prima e seconda guerra mondiale, la Marina Mercantile vedeva al proprio status di riserva navale e in piena simbiosi con la Marina Militare, ha sempre svolto con abnegazione e coraggio il proprio lavoro, soprattutto nella seconda guerra mondiale, che si trasformò ben presto in una battaglia di convogli destinati al rifornimento di uomini e materiali agli eserciti impegnati all'estero. Da Napoli in effetti partirono gran parte dei convogli per il fronte oltremare, più di 1.000 omessi a ricordo dei sacrifici degli uomini a bordo delle navi militari e mercantili in unità di spirito e di intenti, combattirono, come riporta la lapide posta alla stazione marittima a Napoli nel piazzale antistante il mare. Noi marinai civili siamo orgogliosi di essere gli eredi di quei 7.500 marinai civili morti in mare sulle 800 navi affondate, ossia 9 decimi della flotta mercantile. Abbiamo quindi il diritto e il dovere del recupero della memoria storica per perpetuarne il ricordo e passare un testimone carico di episodi di eroismo sconosciuti ai giovani che scelgono il mare come scopo di vita. Pertanto, a conclusione della relazione da parte del capo di Stato Maggiore della Marina, che accompagnò la proposta l'11 aprile del 51, fu conferita dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi la medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Marina Mercantile. Vorrei infine ricordare che le atrocità della guerra, i morti, troppi morti, con il suolo patrio percorso dagli eserciti ed ancora la resistenza, la guerra di liberazione, fecero sì che il 22 dicembre del 47 l'Assemblea Costituente votò il testo della Carta Costituzionale, restituita a principi di libertà, eguaglianza e di democrazia. Riporto l'articolo 11, espressione lungimirante della volontà popolare di pace. L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Però la lungimiranza del popolo era già aperta all'Europa, la quale è un processo irreversibile, infatti continuo, consente in condizioni di parità con altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Onore ai caduti della Marina Mercantile, onore ai caduti delle Forze Armate, viva l'Italia! Allora, a nome dell'Associazione Carabinieri, Maresciallo Mollica. Rivolgo un cordiale saluto alle autorità e a tutti i presenti. Anche quest'anno rendiamo omaggio all'Unità d'Italia e alle Forze Armate. Desidero oggi effettuare con voi una riflessione su un periodo nefasto per il nostro Paese, quello della Seconda Guerra Mondiale, soffermandomi in particolare sull'epilogo 8 settembre 1943, quando venne annunciata la resa incondizionata italiane alle forze anglo-americane. A 70 anni da quel tragico evento, ricordo che quel giorno fu da alcuni definito il giorno del disonore, di tutta a casa, della morte della patria o allo Stato nazione. Penso che ciò sia ingeneroso nei confronti dei tanti uomini divisi, ma anche civili che si batterono contro i nazisti, nonché un insulto gratuito al nostro popolo. E da quel giorno e sino all'aprile 45, con la resistenza alla guerra di liberazione, dio la via al riscanto dell'onore e dall'ascesa dal baratro in cui il fascismo negli ultimi anni aveva trascinato il nostro paese. Effettivamente all'inizio vi fu uno sbandamento del nostro esercito, derivante dall'ambiguo appello del generale Badoglio, presidente del Consiglio, il quale lasciò Roma, così come il re e i due ministri, senza aver prima organizzato un'adeguata resistenza al tedesco invasore e senza aver lasciato alcuna direttiva chiara sulla parte. Dio cielo. Ciò nonostante, innumerevoli furono gli atti di valore dei reparti e dei singoli militari. Tra questi porterò alla vostra attenzione quelli compiuti dall'Arma dei Carabinieri, della quale ho militato per oltre 40 anni e che era allora parte integrante del nostro esercito prima di divenire Forza Armata Autonoma. In quel contesto i Carabinieri trovarono coesione morale e forza d'organizzazione, dando prova di disciplina e spirito di abnegazione. Infatti alcuni rimasero al loro posto per difendere la popolazione, mentre altri nei territori occupati dai tedeschi presero parte attiva alla resistenza, dando vita a proprie unità partigiane ed organizzandosi in altra formazione clandestina. Per il generoso contributo dato, 2.115 caduti, 600 feriti nei lager tedeschi, 6.500 feriti, alla bandiera dell'arma venne concessa una medaglia d'oro al valore militare. A Cefalonia, Grecia, dopo l'armistizio, Carabinieri con altri da parte del nostro esercito testimoniarono la loro presenza con numerosi atti di valore, nel corso dei quali il sottotenente onorario Petruccelli, non curante della reazione nemica, ammainò la bandiera tedesca della piazza di Arcosolo e innalzò quella italiana. Poi col suo plutone attaccò una formazione tedesca travolgendo. Contemporaneamente il tenente Alfredo Sandullo riconquistò un caposaldo occupato dai tedeschi e lo difese per 19 giorni da furiosi contrattanti. Solo in seguito all'impiego di forze preponderanti, il 23-9-43, i due eroici ufficiali e 13 carabinieri al loro seguito vennero circondati e trucidati. A Napoli, durante le quattro giornate dell'insurrezione, i militari dell'arma assieme ai nostri soldati diedero un contributo decisivo alla cacciata dei tedeschi.
Tra essi ricordo l'appuntato Emilio Amaduro, mio contemporaneo, e taglio d'oro al valor militare e alla memoria. Il 23-9-43, il vice brigadiere Salvo D'Appista, 23enne, presso Politore di Roma, per salvare 22 ostaggi innocenti, offrì spontaneamente la sua giovane vita. Il 12-9-44, intesa di Firenze, i carabinieri partigiani, Vittorio Maranzi, il Fulvio Sbarretta e Alberto La Rocca, avuto notizia che i tedeschi stavano per fucilare 10 ostaggi, ma loro non si fossero consegnati, coscienti di andare incontro a sicura morte, si presentarono al nemico e furono uccisi, garantendo però la salvezza degli ostaggi. Avviandomi alla conclusione, e ringrazio per l'attenzione, rivolgo il mio pensiero deferente e commosso ai caduti di tutte le guerre, compresi quanti hanno perso la vita nello svolgere il servizio di istituto e nelle missioni all'estero, nonché a coloro che dopo l'8 settembre 43, pensando in buona fede di battersi per il rispetto e del buon nome dell'Italia, immolarono le loro giovani vite. In ultimo, rivolgo un pensiero particolare ai giovani, invitandoli a non lasciarsi sopraffare dal clima di incertezze che avvolge il loro futuro, a guardare oltre il malaffare e la corruzione che hanno spesso contaminato parte della vita istituzionale della nostra nazione. Siano vento di rinnovamento, facendo proprio quei valori che 70 anni o solo permisero di costruire un'Italia lacerata e sconvolta, andando al di là degli interessi personali e dei particolarismi regionali, dando così vita ad una nuova primavera in una patria coesa, in pace e prospera nel contesto delle grandi nazioni. Viva l'Italia! Viva la forza armata! Concludiamo la cerimonia con il saluto del vice sindaco. A nome del sindaco, dell'amministrazione tutta, voglio ringraziare tutti voi intervenuti qui stamattina. Un saluto e un ringraziamento va alle scuole. Stamattina, nonostante sia domenica, sono qui in mezzo a voi con la rappresentanza dei docenti e di alunni. Vi devo anche dire che sono rimasto colpito stamattina dalla profondità e dalla, come dire, dalla forza con cui sono stati esposti gli argomenti a noi cari oggi. Ringrazio infine le nostre associazioni, da sempre il fulcro di questa manifestazione. Per tutti voglio ringraziare il comandante Mori. Dico, la celebrazione di questa mattina ci richiama una storia di dure prove e di eroici e dolorosi sacrifici, da quelli che segnarono la grande guerra del 14-18 a quelli più recenti, impressi nella nostra memoria. Si sono fatti tanti nomi di caduti in questa prima guerra mondiale. Una signora prima mi faceva notare che di fronte se ne sono tanti, ripeto, che stanno pure su quelle targhe. Una signora mi faceva notare uno in particolare che dava pure il nome alla strada che sta di fronte, a Medeo Curzio. Celebriamo qui anche quest'anno la triplice ricorrenza del 4 novembre, l'anniversario di una vittoria che segnò il conclusivo ricongiungimento con l'Italia di ogni sua parte, il giorno dell'unità nazionale così pienamente conseguita e consolidata, e la festa delle forze armate, che sono state protagoniste del formarsi dell'Italia unita e ne presidiano oggi le conquiste storiche e il nuovo ruolo nel mondo. Gli obiettivi e i valori dell'unità nazionale e dell'indipendenza hanno rappresentato il filo conduttore delle fondamentali esperienze vissute dal popolo italiano in un periodo più che secolare, dal risorgimento alla grande guerra, dalla liberazione alla ricostruzione. Fu necessario oltre 60 anni fa uno sforzo straordinario per riscattare l'Italia da una rovinosa impresa bellica sfociata nella disfatta e da una nuova occupazione straniera, riconquistando alla patria indipendenza dignità e libertà e scongiurando possibili lacerazioni del tessuto unitario. Oggi deve sempre considerarsi bene prezioso e imperativo supremo l'unità nazionale.
di questa visione e di questo impegno, le forze armate costituiscono una delle più importanti e innovative espressioni del presente. Sulla base dei compiti loro attribuiti nel seno delle grandi organizzazioni internazionali e in primo luogo dell'Unione Europea, di cui l'Italia è partner consapevole e attivo. Esse sono protagoniste di una strategia di sicurezza fattasi sempre più aperta alle esigenze di un mondo investito da profondi mutamenti. Guardiamo dunque al futuro, con l'auspicio che esso possa sia sempre all'insegna della pace e del progresso, del pieno rispetto dei diritti umani, del dialogo costante fra popoli e nazioni. Adesso c'è il momento conclusivo, la deposizione della corona di alloro al monumento. Noi vogliamo stringerci intorno a questo monumento, quindi noi ci rechiamo tutti quanti e prenderemo posto intorno al monumento. Sarà deposta la corona mentre sarà eseguito l'inno del Piave, che è l'inno della prima guerra mondiale. Dopodiché ci sarà il canto dell'inno nazionale Fratelli d'Italia, accompagnato dalla banda. Cerchiamo di